Allora, ragazzi, sono tutti bentornati con questa nuova parte su Ori and the Blind Forest. La scorsa volta abbiamo completato quello che dovrebbe essere in teoria il secondo dungeon del gioco, porca di quella vacca. Sto tentando di fare una roba, poi andiamo avanti. Quello che in teoria dovremmo andare a fare oggi è il terzo dungeon. Terzo, ma riesco a farlo? Non credo di riuscire ad andare a fare il terzo dungeon. Più che altro per il fatto che si trova là sopra e non so come arrivarci, perché è tipo tutto oscurato. Qua o c'è un ingresso per arrivare sopra di là da qualche parte, qua dall'albero non ci si arriva, e di qua, boh. Comunque abbiamo sbloccato l'abilità per planare, questa qua con la foglia di Kuro, che non è una foglia ma era una sua piuma che gliel'abbiamo staccata. Però adesso che ci guardo bene, ci hanno sbloccato praticamente delle correnti d'aria, che non so se ce l'ha fatta il tizio che abbiamo sbloccato nel dungeon. Ma con queste c'è caso che forse riusciamo ad arrivare là sopra, perché sarebbe una cosa buona. Guarda lì, anche perché in questo modo riusciamo ad andare a prendere anche quel pezzo lì che in realtà mi interessa particolarmente. Intanto fammi un attimo salvare perché ne ho bisogno. Eccomi qua, sono venuto apposta per te. Che poi era una roba delle abilità, anche se con un punto mi sa che ci facciamo poco. Siamo arrivati a un punto in cui necessito di farmare anche abbastanza perché uccidere un nemico mi dà poca exp, anche perché ci metto tre quarti d'ora per uccidere un nemico, soprattutto un piccione. Allora, siamo sopra. Beh, oddio, in realtà i nemici qua tornano anche. Guarda qua, continuano a respawnare, quindi sarebbe un buon modo per farmare, dato che comunque non ci vuole neanche molto per ucciderli. Il problema è che scoccia parecchio come cosa. Ok, non devo andare da questa parte. Passo del dolore. Oh, alla fine siamo arrivati al passo del dolore. Cioè, quello che volevo evitare. No, no, ma per carità, cioè non posso dire sicuramente di essere contento di questo, però se devo. Ci sono anche dei pezzi da raccogliere di mappa, ok, ho capito. Quello è un robo infiammato? Sai che è un nemico infiammato, un bradipo infiammato, l'abbiamo mai visto? Allora, cosa abbiamo qua? Lo schifo più totale, quello che si ammazza. Io che non so già più dove andare, che mi sono già perso. Oh, buono, buono, no, va bene. Ok, 4. Allora, io so dove andare, perché qua avevo già visto che c'era la mappetta. Però aspetta, se non sbaglio c'era anche un altro ingresso da fare, che prima che me lo perda magari andiamo anche a vederlo, perché metti caso che c'è qualcosa di importante anche qua dietro. Orca miseria. Ok, non ho propriamente saltato bene. No, no, devo rifare tutto. Allora, o quelle rocce che cadono posso usarle per saltare tipo da una. Esatto, proprio così. Non lo so, c'è qualcosa che mi dice che non dovrei andare da questa parte io, però qualcos'altro che mi dice. No, no, vai, vai tranquillo. Dove cacchio sto andando, raga? Cosa c'è là sopra? Guarda come ci devo arrivare. Cioè, è incredibile sta roba. Tutto per cosa? Per una scorciatoia? No, mi dite. Ah, no! È una mappa! Ok, no, è strano che non ci abbia frammenti di mappa adesso. Ok, allora possiamo andare avanti. Ho visto che là sopra c'è un'altra cosa da distruggere, volendo si può anche spaccare quello. Se riusciamo tutto questo, magari senza morire. Aspetta, che ci abbiamo due punti, magari li uso, eh? Che ne dici? Fiamma rapida, tipo, così la butto lì, di lanciare la fiamma dello spirito più rapidamente. Perché no? Oh mio Dio, è diventato un mitragliatore. È bellissimo. Perché mi sta dando così tanta vita adesso? Cioè, c'è un problema, mi sa. Non è propriamente un problema, ma probabilmente c'è un boss di qualcosa. Allora, qua mi serve un qualcosa da attivare. Oddio, ma ancora ste cose delle mappe? Basta! Basta! Ditemi piuttosto dove cacchio sono finito. Con calma, tieni premuto RT per afferrare. Sì. Ah, oppure posso anche lanciarli. Dove sta andando? No, se ne va! Qui ovviamente c'era un coso e sono infami perché non me lo danno. No, 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 buono, 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 buono. Torna giù. Te devi venire con me, non hai capito? Questo coso mi serve di qua perché c'erano dei raggi che spaccavano tutto. Eccoli lì. Allora, io con questo qua adesso me ne vado. Ok, non mi chiedete cosa sto facendo perché non lo so. Adesso picchio una rana intanto. Questo serve per bloccare il flusso di quello. Bloccando il flusso di quello, questa palla ci può servire per questo qua di sotto. Io voglio sapere seriamente dove cacchio sto andando a finire perché, porca vacca, aiuto. Dove sono? Sto crollando, ce ne so. Dove sono finito? Ah, ho capito, forse dove sono finito, ma non so perché. Qualcuno mi spiega per favore, sto andando giusto. Ah, allora ditelo prima. Eccolo qua il passo del dolore, guarda. Proprio lo sento il dolore. Pensate di ferirmi con queste cose? Pff, non avete capito niente. Sono sopravvissuto al Path of Pain di Hollow Knight io. Non siete nulla. Guarda qua.
Che pensate? Ma davvero? Ma davvero? Beh, raga, dispiace per loro. Oh, un'abilità! Questo spirito, un altro sacrificio per Nibel. Nir volava nell'aria, si levava in volo nel cielo. Il suo mondo non conosceva confini, finché la foresta non divenne cieca. Adesso mi dà il potere di volare infinite volte. Salto caricato. Per usare questa abilità di prodotto LT, che non so che tasto sia, fino a completare la carica. Poi premi A per effettuare un balzo altissimo. LT, che è questo qua a sinistra, ok. Oddio. Ah, ok. E con questo posso spaccare questo, forse? Esatto. Allora ho capito come funziona il gioco. Con questo qua adesso in teoria possiamo anche andare a fare altre cose. Mentre ti arrampichi tieni premuto per saltare. Porco. Oh mio Dio, posso caricarlo in questo modo? Posso direzionare dove voglio il salto? Allora adesso sono rotto. Cioè, guarda, posso andare dove cacchio mi pare. Boom! Senti come pompa la musica? Ci sta un sacco. Più che altro il fatto è, io adesso posso andare tipo a spaccare. Cioè, posso fare un sacco di cose. Tipo, nei pezzi che prima mi richiedevano un salto di qualche genere. Posso far tutto. Devo semplicemente stare attento un attimo perché devo tenere premuto anche il tasto per l'aggrappo, sennò mi schianto da qualche parte. Tipo. Ma anche se non tengo premuto, mi schianto. Prego, fammi arrivare a quella fontana. Ti prego, non ho fatto niente di male. Guarda che cacchio di giro che mi tocca fare per arrivare là sopra. Bravissimo. Ho spaccato tutto. Posso fare anche dei danni ai nemici per caso con sta roba? Dai che ci siamo. Dai, calmo. Siamo quasi arrivati. Se vado sotto, in teoria mi dovrei ricollegare a un qualcosa che c'era. Se riesco a sfondare sto coso. Ok. Senti, 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 la musica si calma. Siamo arrivati. Non mi ricordo neanche più dove dovevamo. Cioè, è da talmente tanto tempo che sono in giro che non mi ricordo più dove dovevamo andare. Però c'era una pietra che dovevamo prendere. Per il vulcano. È vero. Non mi stupisce che Kuro eviti questo posto. La pietra solare manda ancora la luce che lei teme tanto. E noi andiamo a prendercela. Perché why not? Ciò che decollava. Sì. Ok, si è creata. Trovata la pietra solare. Puoi evolvere Eevee in Flareon. In che senso? Usando questa leggendaria pietra runica potrai accedere al Monte Horu. Ok, e adesso infatti anche nel menu. No, non è vero, niente. Dopo. Dopo vediamo. C'era il menu con tipo tutte sei le robe. Ah, questo è l'inizio. Ah, è vero che lui è morto. Aspetta, quindi non è un flashback questo. È lui che è andato dietro là. Ha riportato in vita il tizio. Allora avventura si ispirò anche colui che era dubbioso. Ha aiutato il panzone del McDonald's. Gumo aveva trovato un posto dove si sentiva a casa. Ha Quindi quella pietra lì ha ridato la vita al panzone. Perché l'ha fatto? Cioè, nel senso, Gumo era quello che nel dungeon precedente aveva trovato tutti i suoi compagni morti. Ma perché l'ha fatto? Con la pietra solare possiamo attraversare i cancelli del Monte Oru. Ma senti anche tu il tremolio e il borbottio del terreno? Non c'è tempo da perdere, il Monte Oru è sul punto di sputare fuoco. Tanto non lo facciamo oggi perché è un dungeon grosso, quindi non si riesce sicuramente. Però possiamo avvicinarci nel mentre. In realtà potremmo andare a fare un po' di giri. Per il semplice fatto che abbiamo da recuperare un sacco di cose. Ok, non da quella parte magari. Adesso che abbiamo questo potenziamento possiamo esplorare sicuramente questo pezzo. Cioè non li abbiamo tutti, per carità, però ne abbiamo abbastanza e penso che possiamo far tanto. Che lì dovrebbe esserci la pietra per la mappa e lo prendiamo. Poi lì c'è quel muro da spaccare sopra la testa e lo spacchiamo. Lì c'è quel pezzo da prendere. Cioè possiamo fare un sacco di cose. Guardalo, guardalo, guardalo come ci arriva. Alla pro gaming. Solo così si fa sto gioco, raga. Da pro gaming. La cosa divertente è che praticamente ho completato il passo del dolore. Se ce lo togliamo, raga, tanta roba, eh. Ecco, tipo qua che c'è questo robo da spaccare in cielo. Svam e via. Anche perché c'è tutta roba extra che mi serve. Qui per dire che c'è sto pezzo con le spine. Svam, pro gaming.
quasi. Mi sa che qua sopra c'è una leva, infatti guarda, ma me lo immaginavo perché non mi si apriva il cancelletto lì. No, non è quello, è quello di un altro. No, a me serve il cancelletto di sotto. Il cancelletto, questo, quello lì mi serve, non questo sopra. Oh, ciao, esploratore esperto, mi ha dato un achievement. Esploratore esperto de che? Che non so neanche dove cacchio sono finito. Ragazzi, dato che la registrazione è andata un po' oltre le mie aspettative, perché questa zona è bellissima, ho diviso l'episodio, quindi quest'oggi terminiamo qua. Ci rivediamo alla prossima parte, sempre su Ori and the Blind Forest. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.